Carissimi fratelli e sorelle, buona giornata e ancora buona settimana santa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ieri nella liturgia è stato proclamato il Vangelo della Passione secondo Marco e su di esso voglio soffermarmi ancora in questi ultimi tre giorni di Quaresima per preparare me e voi a vivere il Trigo Pasquale, centro dell'anno liturgico, centro della nostra fede da cui si irradia la nostra carità e la nostra speranza. Leggiamo l'inizio del capitolo 14, secondo Marco. Mancavano due giorni alla Pasqua e agli asini e i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di catturarlo con un inganno per farlo morire. Dicevano infatti: non durante la festa, perché non vi sia una rivolta del popolo. Gesù si trovava a Betania, nella casa di Simone il lebbroso. Mentre era a tavola, giunse una donna che aveva un vaso di alabastro, pieno di profumo, di puro nardo, di grande valore. Ella ruppe il vaso di alabastro e versò il profumo sul suo capo. Ci furono alcuni fra di loro che si indignarono: perché questo spreco di profumo? Si poteva venderlo per più di 300 denari e darli ai poveri, ed erano infuriati contro di lei. Allora Gesù disse: lasciatela stare, perché la infastidite? Ha compiuto un'azione buona verso di me. I poveri infatti li avete sempre con voi e potete fare loro del bene quando volete, ma non sempre avete me. Ella ha fatto ciò che era in suo potere. Ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità io vi dico, dovunque sarà proclamato il Vangelo per il mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto. Possiamo ben dire che questa parola di Gesù si realizza, perché dovunque si annuncia il Vangelo si narra anche questo episodio che troviamo nel Vangelo secondo Matteo al capitolo 26 e nel Vangelo secondo Giovanni al capitolo 12. Si parla di questa donna, di questo episodio che potrebbe sembrare marginale. Eppure è quello con cui inizia la Settimana Santa. Inizia il percorso più prossimo di Gesù ormai a Gerusalemme. Gesù sapeva di essere quasi braccato da chi voleva la sua morte e non si fermava a dormire a Gerusalemme, ma a Betania. A Betania, dove nella casa soprattutto di Marta, Maria, Lazzaro, egli trovava ospitalità. E mentre si trova nella casa di un altro amico, di Simone il lebbroso, mentre a tavola giunge una donna che ha un vaso di alabastro, quindi ha un vaso prezioso fra le sue mani, e altrettanto prezioso il suo contenuto, un profumo di puro nardo, di grande valore. Infatti alcuni dicono questo profumo si sarebbe potuto vendere per 300 denari, era l'equivalente della paga di un anno intero di un lavoratore, di un operaio, e quindi davvero una cifra grandissima. Questa donna va da Gesù, spezza il vaso di alabastro e gli versa il profumo sul capo. Quanti elementi abbiamo nell'Antico Testamento che ci ricordano questo olio versato sul capo? E l'unzione dei re e dei profeti, che indica che sono consacrati da Dio. E l'unzione di Aronne, per cui nel Salmo si dice che l'olio scende dalla testa sulla barba di Aronne, persino sulle sue vesti, è abbondante perché è abbondante la consacrazione che Dio gli concede. Ma poi c'era un'usanza particolare al tempo di Gesù. Durante le feste nuziali, la sposa prendeva dell'olio profumato e lo versava sul capo del rabbino che era lì presente,
dell'autorità religiosa che era lì presente. Ecco il richiamo quindi a Gesù che è il Messia, che è il Re, che è il Profeta, che è lo Sposo. Tutto questo nel gesto di questa donna che spreca il suo profumo e dice bene l'Evangelista Giovanni, raccontando lo stesso episodio, che il profumo riempì tutta la casa, perché quando si compie un'azione ricca di gratuità, ricca di amore, possiamo dire che essa con il suo profumo invade tutti gli ambienti e può essere sentita da tutti quanti, da tutti coloro che sono nello stesso luogo. Il gesto di questa donna è un gesto bellissimo che dice l'amore gratuito per il Signore. Ma naturalmente c'è sempre qualcuno che obietta, e sembra obiettare per un motivo buono, perché dice: perché questo spreco di profumo? Si poteva venderlo per più di 300 denari e darli ai poveri. Si contrappone un'azione buona a un'altra azione buona. Ma quale ha più valore? Sembra quasi un paradosso contrapporre un gesto di amore per il Signore a quello che il Signore ha sempre comandato, l'amore verso i poveri. Eppure Gesù dice: i poveri li avete sempre con voi, non sempre avete me. In quel momento il povero, l'abbandonato, colui che è escluso, è Gesù stesso. E in fondo, poi, ogni volta che noi ci avviciniamo ad un povero, un abbandonato, noi ci avviciniamo a Gesù stesso. Ma in quel momento è Lui che ha bisogno di questo gesto che anticipa la sepoltura, perché quando sarà deposto dalla croce, il Venerdì Santo, non ci sarà tempo per questo gesto così pio. E anche le donne che andarono al sepolcro il mattino dopo il sabato non poterono ungerlo, perché naturalmente egli era già risorto. E allora, cari fratelli e sorelle, il gesto di questa donna, che nel Vangelo secondo Marco non ha un nome, come quella di cui si parla qualche capitolo prima, sempre in San Marco, la vedova che dà tutto quello che aveva, sono persone che ci dicono che bisogna amare con tutto se stessi, con un grande senso di gratuità, un amore da dare verso il Signore. Parliamo poco dell'amore per Dio, amore per Dio che significa saper stare alla sua presenza, accettare la bellezza dei suoi progetti, pregare, vivere la bellezza dei sacramenti. Ma sappiamo che il Signore non ha fatto differenza fra l'amore suo e l'amore per il prossimo. Dice: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati. Amare Dio e amare il prossimo. Che questa donna che prepara il corpo di Gesù per la sepoltura, che ha questo santo spreco di tutto quello che aveva, insegna anche a noi in questa settimana santa quanto è importante amare lo sposo che si dona a noi. E al Signore Dio, che ci ha dato nel suo unico figlio il segno grande del suo amore, rivolgiamo la nostra preghiera presentandolo in modo particolare le persone che stanno soffrendo, coloro che sono ammalati di Covid. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Guarda, Dio onnipotente, l'umanità sfinita per la sua debolezza mortale, e fa che riprenda vita per la passione del tuo unico figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci accompagni in questa giornata e in tutta questa settimana,
Egli che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.